Buongiorno a tutti di nuovo, grazie di essere qui. Abbiamo voluto questo breve momento stampa con il giudice Albi Sachs e la professoressa Pumla Gabodo Mazzichiela, perché loro questa sera interloquiranno con Mario Calabresi, ma abbiamo ritenuto importante anche condividere con voi la loro testimonianza, perché loro sono testimoni di quella che è stata l'esperienza più paradigmatica di giustizia riparativa in Sudafrica. Loro infatti hanno partecipato alla Commissione Verità e Riconciliazione in Sudafrica, istituita nel 96 dopo la fine dell'apartheid, che rappresenta appunto un paradigma di giustizia riparativa per superare i conflitti di quegli anni e promuovere, come sancito dall'atto istitutivo, l'unità nazionale. E per raggiungere questo obiettivo la Commissione era chiamata a ricostruire cause, natura e ampiezza delle violazioni dei diritti umani commesse fino al 10 maggio 94, giorno del giuramento di Nelson Mandela come Presidente della Repubblica. Vi presento brevemente i nostri due ospiti. Il giudice Albi Sachs è stato avvocato e attivista anti-apartheid, è rientrato in Sudafrica nel 1990 dopo un lungo esilio a Londra e in Mozambico. Membro dell'esecutivo nazionale dell'African National Congress, ha partecipato ai negoziati che hanno permesso la transizione democratica del paese. È stato giudice della Corte Costituzionale e nella sua carriera da avvocato ha soprattutto difeso persone vittime dell'apartheid. Per questo ha subito a sua volta interdizioni, è stato messo in isolamento per 168 giorni senza processo prima di andare in esilio. E in Mozambico nel 1998 una bomba nella sua auto esplose, un attentato in cui ha perso un braccio e la vista di un occhio. In una indimenticabile pagina della sua autobiografia, La vendetta gentile di un lottatore per la libertà, questo è il titolo del suo libro, racconta che mentre lui si trovava in ospedale gli amici gli dissero: Albi, ti vendicheremo. E lui rispose: è questo ciò per cui combattiamo? Un Sudafrica pieno di gente senza braccia e senza occhi? Ecco, queste parole credo siano molto efficaci e sintetizzino alla perfezione il senso della giustizia riparativa, di cui è stata testimone anche la professoressa Pumla Gabodo Mazzichiela, che è psicoterapeuta, insegna presso l'Università di Stellenbosch ed è responsabile del settore delle ricerche in Historical Trauma and Memory del CNR sudafricano. Nel 96 è stata nominata dal presidente Mandela come membro del Comitato sulle violazioni dei diritti umani della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, appunto. Autrice di un libro tra cui Morì un uomo quella notte, l'umanità dopo l'apartheid, dove appunto racconta l'esperienza degli incontri in carcere, e ha al suo attivo varie numerose pubblicazioni di carattere scientifico sui temi della riconciliazione. Judge Sachs and Professor Gabodo Mazzichiela, could you share with us your story in relationship with the Truth and the Reconciliation Commission? Could you explain us how important for the South African society was a dialogue between victims and perpetrators? Judge Sachs, please. Yes, well, good morning, good day to the journalists of Italy. And thank you for the invitation. The Truth and Reconciliation Commission was set up by the new democratic government elected in our first democratic elections in South Africa in 1994. It's very important that the commission came after the elections. It wasn't a substitute for change. It was a consequence of change in our country. For the first time in South African history, millions and millions of South Africans, black, white, brown, voted as equals to establish the new democratic parliament. The parliament chose Nelson Mandela to be president of the country. And one of the first tasks of that parliament was to create a Truth and Reconciliation Commission to deal with the crimes
committed under apartheid that were crimes even under apartheid law. So apartheid itself was a crime against humanity internationally. But within the crime, there were specific crimes, torture, assassination, things that were not legal, even under the racist laws, even under the security laws of South Africa. And the question was how to deal with them. But a very important aspect of our Truth Commission was it also dealt with violations of human rights committed by the ANC, the organization to which I belonged in the liberation struggle, against captured enemy agents. And in fact, that was the origin of the idea of a Truth Commission, because after we came back from exile, the prisoners were released. We are now negotiating for a new constitution for South Africa, a democratic constitution. The ANC had a commission of inquiry into violations of human rights committed in ANC camps during the liberation struggle, camps in Angola, where people went to train to come back and fight as part of armed resistance to apartheid. And it turned out... Excuse me, Judge Sachs, could, if you could stop so it could be easier to translate. I'm sorry. Prego. Allora, buongiorno, ringrazio tutti per l'invito, ringrazio per avermi invitato a parlare della Commissione per la Verità e la Riconciliazione che fu creata dal nuovo governo democratico sudafricano nel 1994. Cosa importante fu che la Commissione fu istituita dopo le elezioni democratiche, quindi fu la conseguenza di un cambiamento democratico nel mio paese. Uno dei primi atti appunto democratici nel paese fu il fatto che migliaia di sudafricani bianchi e neri furono invitati a votare e a eleggere un Parlamento democratico, una delle cui prime azioni fu l'istituzione della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, che si sarebbe dovuta occupare dei crimini commessi dall'apartheid, che è di per sé stesso un crimine contro i diritti umani, ma all'interno del quale comunque vennero commessi tantissimi crimini come omicidi ed altre violazioni dei diritti umani. La Commissione aveva comunque il compito di investigare non soltanto i crimini dell'apartheid, ma anche quelli commessi dall'ANC, l'associazione, il partito di cui io, a cui io appartenevo, e si occupò di negoziare una nuova Costituzione che tenesse conto dei crimini commessi da una parte e dall'altra, appunto anche dall'ANC nei suoi campi di addestramento in Angola, dove furono commessi diversi reati. Please, Judge Sachs. Yes, so there were two themes then basically investigated by the Truth Commission. The main themes were the violations committed by the apartheid regime, the tortures, the assassinations, the violence that was not permissible even under apartheid laws. But the trigger to get the Truth Commission came from investigations made by the ANC itself into its own violations in the course of the liberation struggle. And the ANC decided before the general elections in 1994 that to deal with the violations committed in the ANC camps, we needed a Truth Commission in South Africa that would, after the elections, the new democratic government would look at the violations in our own camps. I'll stop there for a minute and then explain a little bit more afterwards. Okay. Dice quindi due oggetti di investigazione per la Commissione: i crimini commessi, le principali violazioni dei diritti umani, crimini commessi dal regime dell'apartheid, quindi tortura, assassini, violenze,
che non erano ammissibili neanche dalla legislazione prevista dall'apartheid stesso, ma anche i crimini commessi dalla ANC nei suoi campi di addestramento e le violazioni che a queste portavano. Dopo le elezioni quindi si decise che per affrontare questi due problemi fosse costituita una commissione che studiasse entrambe i casi. Please. And I'd like to mention that when I was in exile, living in Mozambique, one of my tasks was to create a code of conduct for the liberation movement in exile to stop the tortures that we were responsible for. E uno dei compiti che mi fu assegnato quando ero esiliato in Mozambico fu proprio creare un codice di condotta per l'ANC che evitasse, mettesse fine alle violenze e alle torture di cui si rendeva responsabile nei campi di addestramento. The theme was you can't fight for justice if you don't have justice inside your own organization. Il tema era: non si può combattere per la giustizia se non si ha giustizia all'interno della propria organizzazione. So now the new Democratic Parliament passed a law to create the Truth and Reconciliation Commission, and it had three main sections. Quindi il Parlamento democraticamente eletto creò con una legge apposita la Commissione per la Verità e la Riconciliazione che operava attraverso tre comitati distinti. The main section headed by Archbishop Desmond Tutu listened to the people whose rights had been violated. La prima commissione, la più importante, presieduta dall'arcivescovo Desmond Tutu, si occupava di ascoltare le persone che erano state oggetto, i cui diritti erano stati violati. The second commission had two judges, but also mainly lay people, and that was the commission section that could grant amnesty to people who came forward and told the truth. La seconda commissione, che comprendeva due giudici ma anche membri civili di questa commissione, si occupava di concedere l'amnistia a chi si presentasse confessando i propri reati, i propri crimini. So the people had to acknowledge the violations, the killings, the torture, things that they had done, and in exchange for telling the truth could get amnesty from criminal prosecution and civil liability. I colpevoli dovevano presentarsi, riconoscere le violazioni dei diritti che avevano commesso, le violenze, le torture, gli omicidi, e in cambio per la loro confessione veritiera avrebbero ottenuto amnistia per i loro reati. The third section dealt with reparations for people who had been victims of the violations of the tortures and their families to get some compensation or reparations for what had happened to them. E la terza commissione si occupava invece di fornire compenso e servizio di riabilitazione alle vittime delle violenze, delle torture, alle loro famiglie. Principalmente si occupava appunto di fornire una compensazione a queste vittime. It was an extremely emotional year in South Africa while the commission was functioning. E le udienze di questa commissione erano particolarmente emozionanti per chi partecipava e per chi vi assisteva. The main value of the commission was its functioning, its hearing the lamentations, seeing the tears, receiving the confessions, not the report so much as the actual experience of the commission itself that had an enormous impact.
E quello che era veramente il valore di questa commissione era il fatto che si partecipasse all'ascolto dei lamenti, dei racconti, dei ricordi, delle lacrime, non tanto quindi i rapporti di questa commissione, quanto piuttosto l'esperienza stessa che veniva vissuta da chi partecipava alle udienze della commissione. One American political scientist said its main function was to convert knowledge into acknowledgement. Knowledge is facts, data, information. Acknowledgement is accepting what happened, hearing the voices of the people who suffered, hearing from the people who did terrible things, and the society acknowledging that this is what happened in our country, how can we prevent it from happening again? Un esperto di politica americano dichiarò che la funzione principale della commissione fosse passare dalla conoscenza alla consapevolezza, ovvero la conoscenza ci permette di sapere che cosa è accaduto, la consapevolezza ci fa ascoltare voci e ci fa comprendere ciò che è accaduto sia dal lato della vittima che dal lato del colpevole e ci permette di essere consapevoli di cosa è accaduto nel nostro paese in quel periodo. I personally feel it was enormously helpful for our country, but the full reconciliation will only come about when the lives of people who suffered so much under apartheid have improved considerably and is true equality. Credo che sia stato un passo straordinario per il nostro paese per permettere di arrivare a una riconciliazione reale, perché le persone, ha reso la vita delle persone, ha permesso alle persone che avevano sofferto violenze e crimini di condividere e di sentirsi ascoltati. Ok, thank you very much Judge Sachs for your extraordinary testimony that you share with us. So, Professor, could you want to share with us also your story? Thank you very much, and thank you, Albi, for that really wonderful framing, which makes it easier for me to just zoom in onto what happened inside the Truth and Reconciliation Commission. Grazie Albert per aver dato il quadro generale della commissione per rendermi più facile spiegare cosa accadeva all'interno della commissione per la verità e la riconciliazione. So I served on the Truth Commission on the Human Rights Violations Committee, the committee that Abby described as the one that was chaired by Archbishop Desmond Tutu for hearing testimonies of victims. Io facevo parte della commissione che si occupava di violazione dei diritti umani, quella presieduta dall'arcivescovo Tutu e che appunto ascoltava i racconti delle persone che tali violazioni avevano subito. My role was to chair and coordinate the public hearings process in the Western Cape, which is to say the region in the Greater Cape Town. Il mio ruolo era presiedere e coordinare le udienze pubbliche della commissione che si tenevano in Western Cape Town, la zona più importante del paese. This was the committee responsible for hearing testimonies of victims. In other words, of family members of victims who were killed, who were tortured, who had disappeared, vanished, you know, just not known where their whereabouts were, as well as hearings from perpetrators who were named by victims. And this is very critical to understand the work of the Truth Commission, that the hearings are public. And while victims were invited to tell their stories, perpetrators were also required to give what was referred to as full disclosure of what they did, including those who gave them orders and how the orders came about. And on the basis of that,
they would be granted amnesty if they fulfilled the conditions of amnesty. La cosa fondamentale era che questa commissione si occupava di ascoltare le testimonianze delle vittime, dei loro familiari nel caso fossero scomparsi perché ci furono omicidi, torture, ma anche tante sparizioni di persone dovute alla violenza, ma allo stesso tempo si ascoltava anche la confessione di chi aveva commesso il reato, che veniva accusato, di chi veniva accusato dalle vittime, e le udienze erano pubbliche e quindi si ascoltavano le voci delle vittime, ma soprattutto anche dei colpevoli che avevano occasione di confessare i propri reati o chi li avesse ordinati, e se ce ne fossero state le condizioni, potevano in tal caso ottenere l'amnistia. From the very beginning, the commission was designed as a process that would allow victims to tell their stories the way they wanted to. This was very different from the court processes where victims are supposed to speak only on the basis of the facts, the factual information given to the courts. Here, victims at the Truth Commission, victims were allowed to speak however they wanted to tell the stories of what had happened to them the way they wanted to. For instance, often, very often at the TRC, people would come and tell their story, like a long story for maybe the half an hour, a story about what happened before the trauma. So someone would talk about, you know, their life, their husband was murdered, who their child was, describe their child, what their child, the child was before the trauma. And then perhaps would spend just a few minutes on, and then this what happened. And this was the value of the commission, because it gave affirmation to victims. It gave victims the right to share their stories of trauma and suffering the way they wanted and in public. And for many of these people, this was the very first time ever that they were heard in a respectful way. For many of these victims, they tried to find out the truth about what happened to their loved ones and to get a hearing, but often they were silenced. They had to withdraw from the process because the court procedures at the time were very unfriendly to victims, and often they yielded nothing much for them. And so this was a process for them that gave them a sense of affirmation, a sense of validation, to validate, in other words, that what happened to them was a result of atrocities committed by the whoever was, whether it was the government, which is what mostly these hearings were about, or for those victims who suffered in the fight against apartheid. They were also validated in terms of being heard for the pain that was caused in the fight against apartheid. La commissione soprattutto aveva il merito di permettere alle vittime di esprimere, di raccontare la loro storia come preferivano, come volevano, cosa che non era possibile fare nei tribunali regolari, dove il racconto doveva essere basato esclusivamente sui fatti. Le vittime potevano raccontare a modo loro quello che avevano vissuto, e spesso la storia cominciava molto prima che il trauma avvenisse. Raccontavano chi fosse il marito, chi fossero i figli, la loro vita prima del trauma, del crimine, che il crimine fosse commesso, e magari dedicavano soltanto pochi minuti a raccontare l'evento criminoso in sé. La commissione permetteva di dare affermazione alle vittime stesse, potevano raccontare la storia della propria esperienza come preferivano, e ricevevano un ascolto rispettoso da parte della commissione, cosa che spesso non era possibile nel tribunale ufficiale, che affrontava in modo piuttosto ostile i racconti di queste persone. Quindi c'era un senso di validazione degli eventi accaduti, sia per quanto riguarda le atrocità commesse dal
governo, che erano sicuramente le più numerose, ma anche per quanto riguarda le atrocità commesse da chi combatteva l'apartheid, che anche in questo caso si realizzavano e meritavano di essere ascoltate pubblicamente. So the last thing I want to talk about is why the testimonies of perpetrators were important for the TRC and for the victims. As I said at the beginning, although this was a hearing, these hearings that I chaired in the Western Cape and the hearings in general of the Human Rights Violations Committee were designed for victims to tell their stories, perpetrators also had to appear because they were mentioned by victims. Now, here is why these testimonies by perpetrators were important. Firstly, they were important for the sake of family members of victims, because for the first time, for many of them, this was the first time they were hearing about what happened to their loved ones, how their loved ones were murdered. For many of them, they were seeing the perpetrators who did it for the first time. And this was critical for the process of the TRC. It gave it integrity because the perpetrators were really the ones who were giving a face to these violations. Here were people who were able to be identified as those responsible for the crimes. So this was important for the victims. But it was also important for perpetrators themselves to have a chance to face their shame, to face their guilt, and to confess their crimes in public, not out of a fear of being imprisoned, but with the hope that through telling the truth about what they did, they can rejoin the community of human beings. Because remember, these people committed terrible atrocities. And for many of them, they were called, you know, they were referred to as monsters. And so the process of telling giving their testimonies in front of the TRC gave them a chance to reclaim their own sense of humanity, because now they had to rejoin society as people who were not convicted, who had committed crimes, but who were granted amnesty. And so this was important for them. And here's the last thing I want to say about this process. While a courtroom process, a prosecutorial process, always starts with the idea of proving the guilt of the perpetrator. And often, because it's about proving the guilt, as we know, lawyers often who represent perpetrators are intent on not admitting anything or to admitting as little as possible, because the goal is to save perpetrators from prosecution or from serving sentences. Here, this process was in a way counterintuitive, because it's inviting perpetrators to tell their story, to testify about what they did, with the offer of being granted amnesty, which is to say political pardon. It's not necessarily about the opportunity to be forgiven as such. That came later, but the TRC was set up so that they can be granted political pardon. What that did is that it enabled those perpetrators who were ready and willing to face their conscience, to look deep into their conscience, to really look into what they did, to really face their shame. And as a consequence, for some perpetrators, they were able to face the fact that they committed these crimes, to face their guilt, not in the spirit of justification, justifying or rationalizing their crimes, but truly facing it as with a sense of responsibility for what they did. And this was the virtue of the Truth Commission, because then it allowed perpetrators, in a way, to become human, to embrace this sense of humanity, or as I say in my work, to reclaim their sense of humanity. And a lot of my work, and finally, a lot of my work is captured in research that I conducted, in interviews I conducted with a man who was known
as prime evil in South Africa, Eugene de Kock, those interviews really elaborated on the value of the Truth and Reconciliation Commission for victims and for perpetrators. So I will end there. Thank you very much. L'ultimo argomento che vorrei affrontare è perché queste testimonianze, le udienze pubbliche e la raccolta di queste testimonianze fosse così importante anche per le vittime. Molti erano stati in molti casi furono importantissime anche la raccolta delle raccogliere le testimonianze dei colpevoli, di chi aveva commesso i reati. Prima di tutto queste confessioni pubbliche erano particolarmente importanti anche per le famiglie delle vittime, che magari non sapevano cosa fosse successo davvero ai loro cari spariti, ad esempio. Era la prima volta che si parlava di cosa fosse accaduto e magari di come i loro cari fossero stati uccisi, come fossero morti. E poi era importante perché si aveva l'integrità, il quadro integro di ciò che fosse accaduto. Si dava una faccia, un volto a chi aveva commesso i crimini di cui ci si occupava. Ma per il reo stesso, questo non solo permetteva loro di confessare il proprio crimine, ma permetteva loro di farlo non con la paura di una condanna seguente a tale confessione, ma piuttosto con la speranza che tale confessione permettesse loro di ritornare a far parte della comunità a cui appartenevano. E credo che questo desse loro davvero una occasione di recuperare quello che io definisco il senso della propria umanità. Non erano appunto intimoriti dalla condanna, ma piuttosto speravano in un'amnistia, e questo non sarebbe stato possibile per un tribunale penale normale, perché lo scopo di tali tribunali è provare la colpa di chi ha commesso il reato. In questo caso invece i rappresentanti della Commissione per la Verità e la Conciliazione cercavano di convincere i colpevoli a non negare, a evitare di ammettere il minimo possibile, come sarebbe accaduto in un tribunale penale normale, ma piuttosto invece di raccontare tutto in un modo controintuitivo, di dare testimonianza totale dei propri reati per ottenere non il perdono da parte delle vittime, quello sarebbe stato un passo seguente, ma il perdono politico, un passo che li avrebbe portati alla amnistia. Per alcuni significava affrontare con chiarezza ciò che avevano commesso, i propri reati, non cercare giustificazioni, ma piuttosto per assumersene la responsabilità, permettendo appunto al loro senso di umanità di riapparire. E secondo me questo è stato al centro della funzione della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, ed è stato anche al centro del mio lavoro, che si è concentrato sulle interviste a chi questi reati aveva commesso. In particolare mi sono occupata di una persona, tale Koch, che è stato definito il male originale, prime evil, per la quantità di reati commessi. Fu appunto ascoltata anche questa persona. E qui mi fermo. Thank you very much, Professor Pumla Gobodo Matsikiela. Thank you very much again, Judge Albi Sachs, for joining us and for sharing with us your extraordinary testimony. So, now I will speak to the Italian colleagues. Allora, tiro un po' le somme di un paio di punti che sono stati toccati nelle testimonianze del giudice Albi Sachs e della professoressa Pumla Gobodo Madizichiela: l'importanza delle confessioni pubbliche degli autori dei reati, quindi la verità che era nella commissione Verità e Riconciliazione, l'importanza dell'ascolto delle vittime e di passare dalla conoscenza alla consapevolezza, come ha detto il giudice Albi Sachs, per provare quindi a ricucire quelle ferite del reato, e quindi la riconciliazione, altra parte di questa commissione che era appunto Verità
e riconciliazione. Come dicevamo in apertura, quella del Sudafrica è stata un po' l'esperienza più paradigmatica di giustizia riparativa ed è per questo che abbiamo voluto condividere, portare le loro testimonianze in questo vertice dedicato alla giustizia riparativa dei ministri dei paesi membri del Consiglio d'Europa. Come sapete, la giustizia riparativa è anche una parte della riforma, della legge delega di riforma del processo penale che è stata approvata in Italia dal Parlamento. Allora, chiedo ai colleghi se hanno qualche domanda per il giudice Albi Saxo, per la professoressa, possiamo ancora approfittare per qualche minuto del loro tempo. Se per caso ci fosse qualche domanda, capisco che sono storie diciamo un po' distanti nel tempo, ma questa esperienza è stata davvero diciamo anche paradigmatica, perché da qui in qualche modo anche gli altri paesi che stanno riflettendo e ragionando sulla giustizia riparativa hanno tratto spunto e come dire un po' esempio. Program director, may I offer something? Yes, very personal. I've already described the structures of the Truth Commission, and I would like to share with the journalists my own experience in relation to the Truth Commission. Would that be in order? Chiede il giudice Sachs se può condividere i giornalisti la propria esperienza personale con la commissione Verità e Riconciliazione. Yes, of course, please. So I, 1996, I've been a judge for 2 years. I'm working in my office and the telephone rings and the voice says, this is reception, there's a man called Henry who says he has an appointment with you. I said, send him through. Ero nel 1996, ero giudice da 2 anni, ho ricevuto una chiamata dalla reception che mi avvisava che una persona voleva vedermi, ho detto che la facessero passare. And Henry had telephoned me to say that he had organized the placing of the bomb in my car that blew me up, that cost me my right arm and the sight in one eye, and he was going to the Truth Commission. Would I be willing to see him before he went to the Truth Commission? Questo Henry che mi aveva chiamato voleva dirmi che era lui la persona che aveva piazzato la bomba nella mia macchina e che mi avrebbe fatto perdere un occhio e il braccio. Mi diceva che si sarebbe presentato alla Commissione Verità e Riconciliazione e se volevo vederlo prima che lo facesse. So I went to the security door, my heart was beating, and I opened the door and there I saw Henry. Mi batteva il cuore forte, ho chiamato la sicurezza che lo lasciasse passare e l'ho fatto entrare. He was tall and thin like me, a bit younger than me, and I'm looking at him and I'm saying, so this is the man who tried to kill me. And I see in his eyes, this is the man I tried to kill. Era alto e magro come me, più giovane di me. L'ho guardato negli occhi e l'ho guardato negli occhi pensando, questo è l'uomo che ha cercato di uccidermi. E ho letto nei suoi occhi, questo è l'uomo che ho cercato di uccidere. I didn't know him. We hadn't fought. We didn't fight over a job or money or love. He was on that side. I was on this side. Non lo conoscevo, non ci eravamo mai scontrati per nulla, lavoro, donne, famiglia, nulla. Eravamo uno di fronte all'altro, uno da una parte e uno dall'altra. And I remember when we walked to my office, he is striding like a soldier. And I'm trying to be with a judge walking slowly to slow him down.
e entrando nel mio ufficio, ricordo, camminava velocemente come un soldato e io, come giudice, con passo più lento, cercavo di rallentarlo, di tranquillizzarlo. And we sit in my office and we talk, and it's amazing to me. He tells me about what a good student he was. He joined the army. He rose up quickly in the ranks. He's proud of the fact that he became a senior military commander, an assassin. He doesn't even realize how incongruous it is. He's telling me this. E mi raccontò, ci sedemmo nel mio ufficio e parlammo a lungo. Mi raccontò di come fosse stato un bravo studente, di come si fosse unito all'esercito e avesse fatto una rapida carriera per diventare comandante. E spiegò come fosse diventato un assassino senza rendersi conto, appunto, che aveva di fronte una delle sue vittime. Eventually he tells me the story about planting the bomb in my car. The action was delayed. Afterwards, when I was blown up, he realized he'd been responsible for the bomb that had cost me my arm. Mi raccontò poi di come fosse avvenuto il posizionamento della bomba, che l'azione era stata poi posticipata, e mi raccontò appunto di come si svolse l'organizzazione di quello che dell'evento che mi avrebbe tolto un braccio. Eventually, I said, Henry, I have to carry on with my work. I stood up and I said, normally when I say goodbye to somebody, I shake that person's hand. I can't shake your hand. Go to the Truth Commission, tell them what you know, maybe I'll meet you one day. And we walk back to the security gate, and now he's not like a soldier, he's just walking along very, very quietly. Dice, alla fine, per salutarlo, gli ho detto, Henry, devo tornare al mio lavoro. Normalmente quando saluto una persona gli stringo la mano, a te non posso stringerla perché non ho più la mano. Presentati alla commissione Verità e Riconciliazione e forse ci rincontreremo. E se ne andò. E da libero cittadino. I forget about Henry, I'm carrying on with my work. And about 6 months later, it's the end of the year, we work very hard, I'm very tired. I go to a party with a friend of mine. The music is loud and I hear a voice saying, Albie. And I look around and I see it's Henry at the party. Sei mesi dopo un periodo di duro lavoro, ero a una festa con degli amici, la musica alta, e sotto la musica ho sentito una voce che mi chiamava Albi, mi sono girato ed era Henry, anche lui a quella festa. So we move away from the loud sounds, and he tells me he's looking very excited, very happy, and he says, I went to the Truth Commission, I spoke to Bobby, and Sue and Farouk, people who'd been in exile with me. I told them everything I knew, and you said that one day, and I said, Henry, I've only got your face to tell me what you're saying is the truth. I put out my hand and I shook his hand. Dice, ci allontanammo dalla musica forte e lui era estremamente felice, mi raccontò di essere stato alla commissione Verità e Riconciliazione, di aver parlato con i membri della commissione del tempo, di aver raccontato tutto quello che sapeva e di essersi liberato e di sentire di potermi rivedere, e a quel punto gli strinsi la mano. Looking very happy, but I heard afterwards he suddenly left the party and he went home and he cried. I want to believe it's true. I'm not even questioning whether he went home and cried for 2 weeks, because I want to believe that it's true. Sembrava felice, se ne andò dalla festa, mi fu raccontato che una volta arrivato a casa però pianse tantissimo, non ho voluto indagare se fosse vero o no, voglio convincermi che davvero abbia pianto per questo. Just to conclude, Henry is not my friend. I don't say let's go out to a movie or have a drink.
But if I'm sitting in a bus and Henry sits down next to me, I would say, Henry, how are you getting on? Because we're now living in the same country. Per concludere voglio dirvi, Harry non è un mio amico, non lo inviterei ad andare al cinema insieme, a bere qualcosa insieme, ma se mi sedesse accanto in un autobus gli chiederei come sta, perché siamo tutti e due cittadini dello stesso paese. Thank you really very much, Judge Sachs. I don't know if you can hear us because probably, okay, yeah, probably there was some problem. Thank you really very much for what you wanted to share with us. It was a privilege for us hearing from your voice, your testimony. And I don't know, c'è qualche domanda da parte di qualcuno? Forse no. I think that's for Italian journalists is enough what they heard from your voices and so really thank you very much for joining us. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. See you tonight. See you later. Thank you very much. Bye. Bye, Abby. Bye, Pakumra. Till later. Grazie.